via! Premio Whatman Stallion Cup, discendente riservato al puro sangue arabo di 3 anni. Dall'esterno brillantissimo Fes Berua, che in un amen prende subito il comando delle operazioni. All'esterno muove invece Orlando Go, all'interno Farah KCM, parziale piuttosto brillante con la Pompeua e Stefano Saidi in seconda posizione, adesso Orlando Go in terza, Farah KCM che si slaccia in quarta posizione, che cede fuori legge, poi chiude il tempo Farah Lacobio. Primo passaggio davanti alle tribune, i sei disposti in fila indiana abbastanza ordinata, rotta soltanto da fuori legge che adesso muove per corsie più esterne, e si fa vedere in prima linea, tenta con Fes Berua leader, Orlando in seconda posizione, la mossa di fuori legge che galoppa all'esterno, terza, Farah KCM con verde arancio, poi Farah Lacobio. Si avvicina, i due che hanno preso vantaggio nei confronti di fuori legge, poi Farah Lacobio che muove per corsie esterne, quando si attacca alla dritta di fronte Fes Berua è sempre in vantaggio, prova l'accelerazione su Orlando Rosso, deve scrollare il rosso ma lo marca ancora da vicino con Alessandro Fiori che inizia a premere ai fianchi di Fes Berua che assaggia la punta, poi Farah Lacobio, quindi fuori legge, la mossa anche di vittoria Farah KCM sulla piegata del mare. Fes Berua è braccio in punta per rispondere agli attacchi di Orlando Go, che ci trova con coraggio, però per rispondere adesso non ha agganciato il favorito, all'esterno ci prova anche Kingdom in risalita, poi Farah Lacobio per corsie più interne, in quest'ordine si affronta la retta di arrivo con Fes Berua leader, Orlando Go che si intende sulle gambe, allora Kingdom che prova a risalire per corsie molto larghe, Fes Berua che è davanti, Orlando Go e Kingdom perché ci provano al suo esterno, Fes Berua in qualche modo è ancora lì a vendercare la perla su Orlando Go che prova l'ultima stoccata, Fes Berua anche con mestiere lascia Orlando Go al secondo e Kingdom al terzo.